Mi sembra che sia giusto il risultato perché credo che soprattutto nella prima parte abbiamo fatto molto poco e quindi venire qua e magari non centrare totalmente la partita come avremmo voluto perché noi ci siamo, abbiamo ribadito in questi ultimi giorni che il Cittadella deve ritrovare quella vena giusta che ha caratterizzato sempre le sue salvezze, cioè corsa, tanta testa e cuore, determinazione. Noi abbiamo queste componenti che devono diventare fondamentali in queste 20, 19 partite, quello che rimane, per cui se manca queste componenti diventa difficile, forse magari il Cittadella non è sempre riuscito a esprimere queste componenti, soprattutto nella prima parte. Oggi certo che ha fatto bene la Ternana. E ha fatto molto bene, ha creato i presupposti per andare in vantaggio su una situazione di calci piazzati, poi siamo rimasti anche in inferiorità numerica, però credo che poi venire qui, concedere tanto come metri e quindi essere poco aggressivi e soprattutto cercando anche e non riuscendo mai di ripartire perché davanti abbiamo combinato poco, insomma, soprattutto nella prima parte, non siamo mai saliti, non siamo mai ripartiti. Credo che al di là dei meriti della Ternana ci sia anche qualche merito del Cittadella. Volevamo fare un altro tipo di partita e non ci siamo riusciti. Stamattina parlavamo anche alla vigilia della partita, noi Dumitru, la Camera e Di Roberto erano giocatori che erano in ritiro con noi, però sapevamo anche che erano giocatori che potevano andare via. E nella preparazione della partita abbiamo parlato, anche toccato questo argomento. Non voglio che questo poi diventi una giustificazione della partita, ecco questo, cioè. Noi siamo dei professionisti, al di là di tutto, siamo dei professionisti, abbiamo la necessità di preparare la partita con l'organico che abbiamo. Sono partiti tre giocatori alla vigilia che erano in ritiro con noi, lunedì arriveranno tre giocatori nuovi, però questo è il calcio. E questo non volevo che diventasse una giustificazione per qualche amnesia o per qualche scarsa concentrazione come è successo. Beh, diciamo che la Ternana, credo che io l'avevo vista anche, l'abbiamo analizzata a Carpi, perché per me fa fede soprattutto la partita di Carpi, cambiando l'allenatore, cambiando il modulo. Ecco, ci siamo indirizzati un attimino su questa partita, perché poi i giocatori, le caratteristiche dei giocatori le conoscevamo. La Ternana ha cambiato poco, tutto sommato, è rimasta invariata anche come organico, salvo un giocatore, per cui sapevamo le caratteristiche, ci siamo focalizzati soprattutto sul modulo e sull'atteggiamento che ha avuto a Carpi, anche se poi non sapevamo in casa come poteva partire, se manovrare in maniera diversa, però credo che poi è un momento positivo perché anche prima di Carpi aveva vinto, quindi mi sembra tre vittorie consecutive. Sapevamo che andavamo a trovare una squadra che aveva entusiasmo, che aveva ritrovato una certa fiducia, cosa che dobbiamo ritrovare anche noi. Sotto certi aspetti oggi non è che sia cambiato tantissimo, però ecco, l'unico guaio è che man mano che passa il tempo e le giornate hai meno margine di errori e devi sempre portare a casa punti e fare risultato. E quindi credo che sia determinante anche per quello che ci riguarda noi le prossime 3-4 partite in cui dobbiamo trovare dei risultati, dovremmo scalare qualche posizione classifica perché poi sappiamo anche che se non ritrovi un filo conduttore di gioco e di risultati diventa tutto più difficile, soprattutto a livello di testa.